Oh, e rieccoci qui dopo il weekend a riprendere il nostro walkthrough a realismo. Dove eravamo rimasti? Sì, ah, giusto, c'è un vabbè, già un po' come posso dire? Il titolo già ci spoglia, no? Stavo chiudendo Twitch sul computer che mi stavo sentendo dall'altra parte, quindi non era proprio il massimo, ok. E insomma, andiamo a vedere che cosa succede in questo flashback. Ah, vero, c'è il caricamento. Niente, volevo approfittare di dire che ieri stavo guardando dei video della face model di Dina, no? Che si chiama Cascina, cara donna, insomma, una ragazza molto simpatica, sembra, e giocare questo gioco anche nei momenti più critici, però dopo non so se lei effettivamente ha già giocato ad altre cose o no. Però comunque tutte le attrici, diciamo, hanno avuto quel picco di popolarità quando è uscito il gioco, oppure anche di odio per quanto riguarda, appunto, tanto ci siamo già arrivati, per quanto riguarda l'attrice di Abby, poverina, sicuro gli hanno scritto di tutti i colori perché la gente è matta, capito? Non riesce a discendere, no? A scindere la realtà con il gioco. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. Ok. È un dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? È Un mucchio di gattini. più carino chiamarlo mucchio di gattini. Non lo so perché, ma si dice nidiata. Non ha senso. Ma non è una nidiata. Ok. Sta zitta e cammina. Sta attenta. Tranquillo. Ops. Hai capito, Joel? Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte? Ti odio. Migliori a vista d'occhio. Ma nuotare non vuol dire agitarsi, devi solo. Spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che recepisci. Allì, vieni, guarda. Vedi quel cielo? Visto? Di là, guarda. Sì, ho visto. Sì. Sembra. Wow! Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Tanto l'ha vinta lui, eh. Oppla, a bomba. Dobbiamo passare tutto. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Se non sbaglio, questa è la prima volta che si nuota nel gioco. Infatti, mi sa che
Mi ricordo quando ci ero arrivato la prima volta, era una specie di tutorial. Ma nell'uno si nuotava, sai che non me lo ricordo. Poi toccherebbe parlare, sì, ecco appunto. Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica, diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Ci proverò. Io sono uguale, purtroppo. Altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Questo è uno di quei pezzi di gioco che io chiamo narrativi, appunto, quindi non ci dovrebbero essere difficoltà, appunto, particolari. Un nuovo paio di scarpe? Ma quante ne hai? Non quante vorrei. Comunque per la gente che ha detto che non c'è Joel nel 2, non so, quello chi è allora? Certo, non sarà giocabile, ma è sempre presente, c'è molto materiale di Joel, come non so se l'ho già detto, Vieni. ma se fosse un film, l'attore di Joel ha un sacco di minutaggio anche se è Al diavolo, morto, ci diciamo. rinuncio. Perché Allora. c'è sempre, è sempre presente. Ma per caso è un'enorme collezione di fumetti? Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Eccoci. Niente meno. Sorpresa. Porca merda! Porca vacca, un dinosauro! Hai dei nuovi Il follower. re Ma in delle che senso, lucertole tiranide. scusami? Che bestione. Sulla Play o su Twitch? Non si capisce. Vabbè, non importa. Ciao, Miki, in ogni caso. Stai facendo? Ellie, attenta. Sto scalando un dinosauro. Sì, lo vedo. Cerca solo di non romperti l'osso del collo. No, no. Guardami! Sono su un cazzo di dinosauro! Ehi, ehi, sei impazzita? Non saltare! Aspetta, scendi, piano. Sì. Scendo piano. Ehi, ehi! Mamma mia, poi è profonda al giusto, quindi. Hai visto? Sì, ho visto. Sono stata brava! Sei stata brava a non romperti niente. Che figata. Wyoming Museum. Questo cos'è? Un libro? È sui dinosauri. Wow. Vabbè. Abbiamo la torcia, sì. Oh, un capelino. Oh, forte. Vuoi provarlo? No, grazie. Peggio per te. Anche su Uncharted 4. Guarda che artigli! Quello è un C'è velociraptor. sta cosa dei In capellini. realtà è un di Noi Nico.
Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Già. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Questo mi ha scioccato, perché anch'io sono come Joel. Tanto questo gioco è ben documentato. Qua cosa c'era di interessante? Tanto non... è un pezzo a sé stante, quindi non penso ci siano cose utili. Va? Ah no, posso giocare con la sedia. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joey, è per te. Che stronzo. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Ah, si è fermato così a random, ok, pensavo. I Composognatus. Compso gnatus. Compso gnatus. Compsognatus. Nome altisonante per questi scriccioli. Se attaccavano in branco. C'erano anche loro nel film. E in effetti sì. Ma in un altro. Hanno girato un seguito. Ma deludente. Forse fa riferimento a Jurassic Park, il mondo perduto, però mi pare che i Composognatus fossero anche nel primo, adesso non lo so. Joel, guarda. È un dinosauro con il cappello. Si chiama Cappellosauro. Ecco, io qua avevo... Vediamo. Perché lei non, forse non lo conosce il nome, ma in inglese forse sarebbe, avrebbe dovuto dire tipo Tricer Hat, perché è cappello, Triceratops. Triceratops. Finalmente un nome familiare. Triceratops, che sarebbe appunto un gioco di parole col cappello. Chissà se in inglese come dico io, non lo saprò mai. Testa piccola. Diventerà una moda? Spero non diventi una moda. Possibile. Lo stegosauro. Ehi, Joy. Ellie. Non provare a toglierlo. Compio gli anni. Decido io. Aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa, allora avete qualcosa in comune. Buona. Questo infatti non è male. Dai, facciamo il Ma giro da di guarda. qua. Un cappello sauro. Questo chi è? Ah. Velociraptor. Joel, questo è quello di cui parlavi prima? Il Velociraptor? È piccolino. Non puoi mai fidarti dei film. Mi sa che effettivamente i Velociraptor alla fine erano più piccoli. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta, boom, Tommy. È vero, andà così. Ah, Parasaurolophus. Questo come si chiama? Sono erbivori. Che è successo? Oviraptor. Questo sembra un uccello. Beh, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh, fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Da un film. Andiamo avanti. Io
È vero, pare che in effetti non dal film, ma avessero le piume. Beh, ma adesso non stiamo a far qui anche noi, professorone. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca! C'era una scena in cui un personaggio diceva: questa sì che è una bella montagna di merda. Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea. Appena torniamo a Jackson, serata al cinema. Come si chiama questo, infatti? Di Metrodon. Questi c'erano tutti i Il pupazzini. Dimetrodon era un predatore alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Eppure è piccolino. Era riferito a me. Può darsi, vista la situazione. Qua non si vede per il filtro, ma ci dovrebbe essere. Magari con la luce si può vedere. Ah no, te la disattiva. Niente, si potevano fare delle espressioni facciali. E basta. Un po' alla Death Stranding. Anche. Ok, andiamo su. Non so, quasi che oggi farei Visitavi spesso solo musei? Sì. Il Sì, compleanno. Sara mi adorava. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Ha un suo fascino. Te l'ho detto. Che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila. E mi ricordiamo che lei è super appassionata di spazio. Wow. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio volavo, Venere, tu Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. Bello. Mi gettasti su un altro. No, vabbè, non lo so. Neptune, sto vedendo che. Okay. Ehi, hey, Joel, indovina qual è stato il primo animale nello spazio? Questa la so, era una scimmia. No, erano mosche. Nel 1947. Per studiare le radiazioni ad alta quota. E sono sopravvissute. Sei in gamba, ragazzina. Grazie. Sono diventate supermosche? Cosa? No. Dimmi un'altra curiosità.
La luna ha l'odore della polvere da sparo. In effetti è curioso. No, aspetta, ma... Ah, come... beh, gli astronauti avranno prelevato dei campioni e... E poi li avranno annusati, credo. Ok, e ora? Dimmi tu. Interrogami. Vediamo. Il primo uomo nello spazio? Ah, facile. Gagarin. Yuri Gagarin. Gagarin? Sarebbe... Gagarin? Non so come si pronuncia, l'ho solo letto. Comunque, decollò il 12 aprile 1961. Sono senza parole. Quanti libri hai letto sull'argomento? Dai, Joel, non è incredibile. Mi spieghi perché ti piace tanto? Non lo so. Ai tuoi tempi era tutto più facile. Rispetto ad ora, di sicuro. Voglio dire, non serviva andare nello spazio, ma ci avete provato lo stesso. È audace. Audace. Ok, piccolo. Ora ho capito. Sì, cazzo. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta. È quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla luna, direi di no. Eh sì, se no come fai? C'è niente qua da vedere di interessante. Aspetta un attimo. Stai andando in orbita. Mi servirà un casco. Oh, certo. Dove ho la testa? Mercury. Io quale avevo preso? Ne voglio prendere uno diverso. Sa che avevo preso questo. Che mi piaceva molto. Altrimenti... Ok. Prendiamo questo. Bellissimo. Tu mi piace il riflesso di questo cel shading. Di spazio. E polvere. Dopo di te. Alla testa. Wow. È pazzesco. Ok. Wow. Wow. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma... Riesci a immaginare com'è? Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendilo. Ora
chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. La pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non c'è di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Sulla terra. Sì. Bella. È un bel uomo, un bravo padre. Che bella sorpresa. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato lì. Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare laggiù? Così. Che devi sempre farmi preoccupare. Vieni qui. No. Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo. Non possiamo fermarci! Geronimo! Non male. Ehi, dammi una spinta. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Pronto? Forza. Ok. Vai. Ok,
ok? Brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, sta attento. Sta attento tu. Dinosauri dappertutto. Dura la vita, eh? Questo potrebbe simboleggiare, diciamo, la dipartita di Joel, quasi una prediction, una foresight, come si dice, perché abbiamo i lupi, appunto, i WLF, che accerchiano Joel e sono quasi del numero giusto. Poi abbiamo, appunto, un lupo che attacca la gamba di questo alce. Non so, c'è chi ha trovato questa similitudine, in effetti è molto azzeccata. Quindi questo lupo qua potrebbe essere Abby, la lupa. Gli serviva un abbraccio. Sicuro, un po' come a tutti, no? È troppo buio qui. Sono un po' di cose qui. Ah, stupidi animali finti. Anche questo, dicono, potrebbe essere una similitudine, una metafora, perché Ellie è circondata dai lupi, no? Sono qui. Che diavolo era? Solo un animale. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza. Bugiardi, eh. Joel si è sentito un attimino in colpa lì. Andiamo a accendere il falò. Certo.
Ok, siamo di nuovo al presente. Giorno 2, Seattle. Volevo fare l'episodio singolo del compleanno, ma è troppo poco ancora, anche se oggi ho cominciato a registrare molto tardi. Però facciamo un episodio regolare, almeno da un'oretta e mezza, un paio d'ore, vediamo. Tanto qua abbiamo già preso un po' tutto. Ormai questa è la nostra base, il nostro rendezvous anche. No, quello è un'altra cosa, va bene. Quanto sono sexy, eh? Uno schianto. L'hai riparata? Si era staccato un filo. L'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen, è scomparso. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2, confermato. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. Senti, ieri sera è stato stupido. Vittime rinvenute al 14, tutte le unità a rapporto, passo. Missito 13, unità Lima in arrivo. Quante iene, passo? Nessuna iena. Un intruso, un maschio, è armato. Un intruso maschio? Tommy, dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Hillcrest. Dina. Sì. Non va bene. Ehi. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Sì, ok. Aspetta. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna, ma io sì. Hillcrest. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Mi ero dimenticato di Deve questa essere Tommy. parte, effettivamente. Merda.
Pensavo ci fosse direttamente un altro pezzo invece. Oh, ma quante robe. Quasi mi fa dimenticare di giocare a Grounded. Ok, alla ricerca di Tommy. Sto pezzo mi sa molto tosto a questo livello di difficoltà. Mostra le fauci. Noi l'abbiamo già visto, boh. Ora, colpo per revolver. E qua si torna. Ah no, no, è un altro edificio che dico. La lavanderia. Oppa. Visitiamo anche questi altri negozi, visto mai. Vabbè, solite regole della dittatura sanitaria. Ovviamente scherzo, eh. Visto mai la gente comincia a dire che sono Novax. Non entriamo in questo argomento, per favore. Ok, qua c'è qualcosa di bello. Oh, un topetì. Ah, era bloccato, infatti. Banco da lavoro, facciamo il solito check anche se per ora non potenzierei niente. Allora, eh no, abbiamo 127 di materiali, precisione, capacità, no, come detto, dai, aspettiamo altre armi. Perché comunque chi lo sta guardando di fila non si è reso conto. Oh, ecco. Ma sono tipo. È da venerdì che non gioco, siamo a martedì, quindi sono passati 3 giorni, 4 giorni. Ottimo. Niente male. Il miglior cacciatore di clicker di tutta la ZQ. Ok. Let's go. Veramente. Resisti, Tommy. Volevo fare un appunto che ho visto che nei video poi anche se li carico a 720 720p a 60 frame rate, poi quando va su YouTube non è mai così. Non so se dipende un po' dalla connessione o da altre cose, però io quando li scarico da Twitch
sono abbastanza puliti, insomma. Spero siano comunque fattibili o comunque fruibili, ecco. Enjoyable. Io qua c'ero venuto la prima volta, sai che non ricordo. Boris, in cosa ci siamo cacciati? Lupi avrebbero dovuto contribuire a migliorare la situazione. L'esercito teneva per sé tutte le risorse, controllava le nostre comunicazioni, impartiva ordini. I lupi hanno fatto esattamente lo stesso e ora vogliono trasferire tutti quanti dentro lo stadio. Stiamo scherzando? Sono cresciuto in questa città e l'ho difesa dall'epidemia. Non ho la minima intenzione di rintanarmi in un campo profughi in cui sarò costretto a chiedere il permesso anche solo per pulirmi il culo. Questa è casa mia. Ci serve un piano, non possiamo arrenderci al peggio. Non mi ricordo, qua c'erano comunque dei sopravvissuti che scrivevano, vabbè, un po' come in tutto il gioco, ma non ricordo questa parte. Forse sì, c'ero venuto. Ok, andiamo avanti. Oppure. Non li leggo molti perché appunto è un. Purtroppo non è un walkthrough basato sulla storia, anche se comunque i video ce li godiamo insieme. Però di leggere tutto, no? Però quello lì che magari era un po' più curioso e pensavo di aver saltato, ce li leggiamo. Questo sempre Boris, ma non ci interessa. Ok. Faccio un check munizioni 5 2 2. Ma l'altra fondina? Ah no, forse si becca dopo, lo sa. No, è impossibile che l'ho saltata. Per ora abbiamo visto quasi dappertutto. Questo cos'è, una via alternativa per arrivare? Sì, Boston Café, questo. No, come si chiamava? Ruston Café. Lì com'è che si arrivava? Che schifo. Ok. Esplosivi al massimo, no? Dobbiamo farci qualcosa. Per ottimizzare le risorse, fa vedere. E beh, io direi di fare una di queste che è strautile. E basta. Basta perché non ci possiamo più permettere nulla praticamente. Ok. Stepping rain, hot chocolate. Cioccoletto, cioccoletto. Ok. L'ordine è di controllare il perimetro. Ma attenzione, magari passa di qui. C'è qualcuno. Un infetto. Su, andiamo. Ok, piccola. Adesso vai. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? Sicuro, non può essere una coincidenza. Odio questi gruppetti. Le squadre combattono sul campo. Mentre loro si nascondono come topi. Facciamo la strada.
Se non mi fa triangolo adesso mi dà un fastidio. E infatti. Aia, oh, mi sta colpendo, incredibile. Ma dai, ho fatto quadrato. Non ho mai capito come funzionano. Io se ho fatto quadrato, forse era. Devo fare L1, forse lo mi considera. No, iniziare così va benissimo. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? Sicuro, non può essere una cosa. Oggi questo comprende. Le squadre con qualcosa si è mosso. Ce ne occupiamo noi. Vai, bella. No, mi ha sentito. Aspetta. Non è morto il cane, dannazione. Setacciamo la strada. Occhio alle iene. Il cane è tipo fuggito, boh, spero non torni a questo punto, non lo so. Ecco, come non detto. Mamma mia, mi fa sudare freddo giocare a sto livello di difficoltà, però è una bella sfida, mi piace proprio giocare a livelli alti. Poi questi giorni, proprio ieri si parlava... Questo anche come promemoria di Sifu. In questi giorni è uscito Sifu, no? Che gioco di arti marziali dei creatori di Absolver, che la gente ha detto è super difficile, non è per tutti. Infatti io non penso che lo compri chi è un po' più tranquillone su queste cose. Per esempio a me che piace molto lo vorrei giocare. Senti qualcosa? Non so quanti pezzi di tacche di ascia ho rimasto, ma... Oh! Ok. Ok, veramente. Oh! Ho fatto troppo Rambo. Poi col macete. Però mi avrebbe. Mi dovrebbe aver salvato, giusto? No, ti prego. Perché da qui? Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? Non può essere una coincidenza. Odio questi gruppi. Le squadre combattono. Mentre loro. Facciamo la strada. Forse qualche iena. Mi serve l'ascia veloce. Questo è il peggiore dei casi.
No, ma come? No, infatti. Non me l'ha preso al volo. Ok, bisogna stare molto attento. Ma io sai che ti dico. Faccio così. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? Sicuro, non può essere una coincidenza. Odio questi gruppetti. Le squadre combattono sul campo. Mentre loro... Merda! Ci stanno attaccando! Setacciamo la strada. C'è qualcuno nei paraggi. No, sprecata così. Ellie, prendila bello. Prendila. Ok. Ho sprecato una molotov e una bottiglia. Pessimo. Veramente pessimo. Va bene, dai, dai. I medici te li possiamo fare. Qua cosa abbiamo sbloccato? Ok. No, pensavo avessi preso abbastanza pasticche. Che palle però. L'ho visto ma... Che nervoso. Adesso da capo qui immagino. Certo, ovviamente. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? Porca miseria. Non può essere una coincidenza. Odio questi gruppetti. Le squadre combattono sul campo. Mentre loro... È un'imboscata! Setacciamo la strada. C'è qualcuno lì fuori. Ma che cazzo è? Scovatela. Dio. Peccato per la bottiglia, ma è... Su, bello, inseguila! No, questo io non l'ho sentito proprio. Non l'ho sentito proprio. Allora, tanto non mi ha fatto il checkpoint, quindi bomba esplosiva, poi esplosiva. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della... Poi... Ci stanno attaccando!
Tanto lì non si può entrare. Invece sì. Dove è andata? È entrata qui o l'altro edificio? Facciamo con quadrato per non rischiare. E invece è rischiare. Sì, capito. Vai di dietro, giusto? Sì. No, 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 no. Ma che cazzo? Questa non ci voleva niente. Io vado, vado. Più che altro i cani sono fastidiosi perché... Questa non ci vuole. Oggi sono proprio carico, un po' agitato, però caspita, cioè nel senso. Di solito non mi lamento così tanto, però. È tosta, è tosta. Sono morti sti pezzenti, sì. Vabbè, in questa in verità si può uccidere. Se puti... Sì, dai. Eccola, è mia! Mamma mia. È qui! No, mi avevano circondato sti pezzenti. Va bene, dai. Con calma, con calma. Spero... Niente, non spero niente, tanto questo è un gameplay buono. Facciamo la strada. Abbiamo compagnia qui. Blocchiamola. Hai ricevuto. Ma che cecchino ha? Cioè, che vista c'ha? Uccidila!
piano piano. Poi cosa c'è? Prendi l'avello! Mi dispiace, ma... tremendo. Dai, vieni qua, no? Se c'hai il coraggio. Ok, dove sei? Cavolo, non conviene fare triangolo allora. Ok. Cioè, l'ho scoperto al secondo walkthrough, cioè perché ti dicono premi triangolo, lo afferri, invece afferrare solo se proprio vuoi, non so, appunto tenerlo come scudo, però a quanto pare con quadrato puoi fare comunque un'uccisione silenziosa, veloce. Ho sprecato, cioè, qua non si spreca niente, però due colpi di pompa però necessari. Io sono più che altro sono preoccupato perché per dopo magari. E comunque questo è un pezzo tosto. Lei ha detto ok, ma anche prima l'ha detto e non sono finiti i guai, qui. Perfetto. Prendiamo un po' di cosine. Tu pare non esserci nessuno, mi sembra che il mood sia cambiato, non sento musica, no. Però sicuramente più avanti ce ne sono, vanno a tratti. Sì, qua lo scopo è arrivare qui e premere triangolo. Anche questo scontro è evitabilissimo, ma fino a una certa. Mi dispiace per le morti che ho fatto, perché... magari uno pensa, chissà quanto ci mette adesso, alla fine alla terza botta, quarta, quanto siamo... comunque abbiamo già fatto, insomma. Ok, sì, mi ricordo che qua c'era da fare qualcosa. Ok, sì, mi ricordo, perfetto. Cazzo. Avranno sentito? Poi inizia la meccanica della discesa con il cassonetto. Questo cos'era? Ah sì, questa è sempre la storia di Boris.
Vabbè, tanto l'ho già sbloccati tutti, non c'è bisogno. Poi basta semplicemente avvicinarsi. No, comunque sono contento che abbiamo visto anche delle animazioni uniche che tipo con spari col fucile a pompa a una persona, insomma, come continua a tribolare da sdraiato. Attenzione dei materiali utili. Questo dovrebbe essere l'arciere in teoria. Che sembra seminare caos qui. Ma non possiamo, ovviamente. Di tatuaggi. Ah, 70 costa tenacia, però ne vale la pena. Ah, perché in teoria mi sono curato, non sono danneggiato, quindi qualche colpo lo reggo, però è uno spreco poi. Subire danno. Un colpo di pistola, dici niente. Sì, Boris tiene duro. Mi pare che appunto fosse l'arciere, adesso non so, sicurissimo. Questo è un barber shop. Ah, non si può togliere da qui, vero? Ok, basta. Basta. Sto buggando troppo un gioco così perfetto. Oh, ma sono tantissimi. Ricordavo fossero tanti, ma non così qua quasi da usare. Da usare una Molotov per Un negozio di tatuaggi. poter poi ottenere il bonus di quella zona, perché quella lì sì è una stanza, tra virgolette, facoltativa, però comunque valida. Qua c'è un colpo di pistola, dimmi di sì. Di sicuro non mi metto a sparare. Ah, ce ne ho tre, dai, ma sì.
li lasciamo brustolire per bene. Ah, infatti mi ricordavo ci fosse una cassaforte. Cioè sto usando più cose a realismo che a difficile comunque. Perfetto, abbiamo visto anche una bella carbonizzazione. Eccolo, questo è oro. Ora la combinazione della cassaforte mi sa che non è qui. Mi pare non fosse qui. Ma è tipo al negozio di tatuaggi forse, non mi ricordo. O in una dei messaggi che abbiamo già visto, vediamo. Questo no. Ma questo non c'entra niente, vero? Ci sono tutti quelli che non ho letto fino adesso, praticamente. Togliamo i pallini perché magari... La mappa di Seattle non ci serve. No, mi sa che ancora dobbiamo trovarlo. Messaggio nel negozio di tatuaggi. Ok, quello lì niente. Ok, è uno di questi, adesso vediamo. Yolanda, niente. Questo è quello che vi ho letto. Ok, dai, no, andiamo a cercare la combinazione. L'abbiamo risolta con una Molotov, quindi top. Sì, mi ricordo che io ho prima trovato il messaggio e poi la cassaforte la prima volta. Sicuramente ci saranno cose utili. Non mi dica che c'è uno shamble. Oddio, è vero, ai ai ai, che miseria. Non mi ha sentito perché ancora non siamo entrati, diciamo, nella loro area. E invece sì. Shambler. No, Shamble se non ci fosse la R. Non ho letto, c'era un codice. E anche lì.
attaccare alle spalle uno scender. E ti pareva. Ok. Non l'ho mai visto fuori dalla mappa, praticamente. Oh! Ma è intelligente. Poi è lento. Beh, mica troppo. Oh, eccola. 30, 82, 65. Come arrivo a quelle scale? Non ti preoccupare. Eccola la fondina. Perfetto. Io penso che il problema si porrà sul risparmio quando effettivamente ci sarà un pezzo difficile. Io avrò già usato delle munizioni per un pezzo che magari si poteva risolverlo senza. Beh, io un'altra di queste ne faccio perché so forte un bel po'. Abbiamo due mezzi, cioè in verità non siamo messi malissimo, eh. Ti dirò che non siamo messi malissimo. Adesso tocca fare la solita fuga dello Shambler. Non riesco di incredibile. Vedi un altro scontro evitato. Ehi, attenzione. Non si sa mai.
Invece si sa. Ehi, cos'è stato? Ah, merda. Sei stato tu, Tommy. Qua che abbiamo infetti, ok, non è una battaglia mista, perché tanto è o solo infetti o solo umanoidi senzienti. Sono stato uno stolto. A parte che sì, potevo scattare benissimo. Bene, ottimo, sarà molto utile. Questo deve essere il buon Boris, l'arciere più forte di Hillcrest. Sì, niente male. Niente male, no. Tipo l'arma più forte del gioco, se la sai usare. Paradossalmente ho fatto no damage qua, che invece era difficile, ho buscato, le ho prese, ok. Non c'è un banco da lavoro, adesso che forse mi serve, prendiamo tutto il necessario. Io direi così, mettere l'arco qua. E qua il pompa, perché un'arma diciamo più ravvicinata e una più per le lunghe gittate, magari stealth. Ma non si spaccano questi. Di usare i manichini. Ah, sono, vediamo. Sono obbligato. Ok. Due frecce, mamma mia, fattele bastare, bravo. Perfetto. Ecco, io di questo pezzo ho paura. Ehi, un'altra intrusa, una ragazza. Dove è andata? Non lo so, ma quello stronzo è vicino. Merda! I bersagli sono due. Quel fumo da dove viene? Ha fatto saltare un camion. Perché non l'avete fermato? Dobbiamo trovarli. Voglio quegli intrusi del cazzo!
Si può evitare questo scontro? Non lo so. Io qui avevo fatto un tiro particolare con l'arco da qui. Adesso non ci interessa. Prendila, bello! Da questa parte! Non vedo. Ce n'erano 10 tipo, ok, però è lì la famosa casa. Io vorrei salire lì e poi riscendere. Dove mi fa riapparire? Perfetto. E sì, qui qualche risorsa toccherà usarla. Facciamo come Metal Gear 4. Metal Gear 4 European Extreme, tutto così. Tanto mi hanno visto, eh. Ma no, era quello a destra, è vero, quello a destra, perfetto. Allora, pensiamo a un piano. Guarda, anche quello laggiù. Riportate ogni singolo edificio. Forse qualche iena. Niente, ha fatto lo scansamento a sinistra nonostante io ho premuto avanti. Niente, fare questo. Ma son tanti, son tanti.
Li fa avanti e indietro. Veloce, veloce, prima che si giri. L'idea che avevo in mente non era male, facciamo così, però appena dice che fiuta qualcosa mettiamo una trappoletta. Allora, da qua non mi dovrebbe fiutare il cane. Prima ci abbiamo già fatto. Se mi dovesse scoprire, ci pensiamo. Ah, perché giustamente torna su questa scia. Messa lì colpisce solo il cane, non il padrone. Pronti a tutto.
Vaffanculo. Ops, non si può dire. Però non è giusto, caspita, lì. Lì è un macello. Sono in ritardo sulla tabella di marcia. Ci stanno attaccando! Cosa abbiamo qui? Avanti, parlate! Ci sono novità! Qui è tutto ok! Che c'è? Che hai annusato, bello? I cani sono veramente incredibili in questo gioco. Non so cosa fare, veramente. Allora, la prima volta facciamo così. Per ora, per avanzare, mi sembra il top. Vada, veramente, mi ricorda Commandos. Che per arrivare in un punto, mamma mia, dovevi sudare. Perché così, facendo, dove ero arrivato prima, forse devo fare come prima, solo che non dovevo temporeggiare. Dovevo subito... Poi c'è quell'abilità per strisciare ancora più velocemente. Però non c'è dato sapere se è morto anche. Aiuta un po'. Guarda quanti sono. Per me qua zona nuova.
correte rischi. Sono uno stolto perché pensavo che... arrivare al garage. Spero che mi faccia un checkpoint, per favore. No, vabbè, va bene, non importa. Io penso che dopo questa mi ricordo che video c'è, si può salvare, però basta dopo, che questo è un pezzo che mi ha sempre dato difficoltà, cioè sempre, nel senso la prima volta che l'ho fatto. Quindi in verità, io posso già cominciare ad andare ora. Sento qualcosa, bello. Gesù, ci stanno attaccando. Ma il primo invece non è esploso. Ah no, sì, è esploso il primo. Rivoltate ogni singolo edificio. Hanno usato ancora la scia vecchia. Una l'ho sprecata. C'è stato lì, è veramente difficile. Dopo arrivati al garage è tosta un bel po'. Vabbè, io voglio fare con pazienza, tanto non è che prendo più o meno soldi, voglio dire, tanto ci saranno anche pezzi peggiori. Vabbè, questo però mi ricordo che era forse uno
dei più ostici. È stato trasgressivo passare nella nonna. Cavoli. Bada bim, bada boom. Devo salire. E lì è un casino, è proprio un casino. Lì veramente non so come fare. Vediamo se appena tirato il guinzaglio va bene, sì. No, no. Una. Sì, però già siamo in ritardo. Ah, ok, era solo.
Questo live si potrebbe chiamare Tafferugli a Hillcrest, tipo. Allora vieni a esplodere qui, per favore. Quella casa è piena, io infatti non so come fare. Sono realmente in difficoltà. Come faccio in quella casa? Tocca veramente uccidere tutti. Cosa? Intende me? Che non vedo nessuno qui. Prova a spostarti. Ehi, occhio!
un'animazione mai vista, tremenda. Porca miseria, come faccio? Non è facile. Sono le 3, no, io volevo già chiudere, tu pensa. Questa live si è trasformata in un incubo. Però almeno è tutto vero, nel senso, tanto questa è la mia abilità, pessima, può darsi. C'è chi fa di meglio possibile. Io se vedo che non mi fiuta non la piazzo questi. Ah, c'è uno sulla finestra, è pieno, 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 pieno. Sa che mi fiuta. La pista è andata. Com'è andata con il cane? Non c'è niente. Su, bello. Niente di strano nella casa. Allora me la riprendo se la pista è andata. Credo di aver visto qualcosa. Vado io. Allora qui, questa. qui! Dannazione, oh, dannazione. Questo ci starò tutto il pomeriggio, sarà la live più lunga del mondo. Più che altro devo andare con calma quando sono al piano di sopra lì. Che poi il bello che
cioè non il bello, però se nessuno muore in quell'esplosione va bene lo stesso, perché tutti poi si spostano. Rifiuta questo. Non è possibile, mi ha visto attraverso il muro. Cioè, incredibile. Allora ho detto, dai, lancio la bottiglia, tanto comunque ho priorità. Invece no. Questa non mi è piaciuta, non è stato proprio regolare, secondo me. Quando sono al piano di sopra devo solo aspettare che si smuovano un po' le acque e vedere che succede. Ah, vabbè, non me l'ha fatta prendere. Ma l'altra non l'ha presa, beh. Cazzo! Cos'è andato storto? Guardate ogni singolo edificio. Forse qualche iena. Cioè, sono stato anche danneggiato io addirittura. Io riavvierei quasi lo scontro, però non si sa mai. Visto qualcosa? Qui è tranquillo. Fantastico.
niente? Qualcuno ha buone notizie? Zona libera. Che c'è? Riavvio sconto, perché non è andata, non è andata bene, insomma. È successo qualcosa, cioè ovviamente meglio, vuol dire che l'intelligenza artificiale è fatta bene, però. Ok. Senti più l'odore? Il cane ha trovato qualcosa? Non c'è nulla. Andiamo, Bello. Prima la scuola, ora questo. Ha pure degli studi di lui. No. È un casino, cazzo. Viene, non scherzano. Non me ne parlare. Viene del cazzo. Intrusi del cazzo. L'ho vista! Qua giù! No, c'ero quasi. Perché lì è veramente un macello, bisogna correre.
Forse sono anche ottuso, però questa mi sembra la strategia migliore. Potrei sì fare più casino, ma dai, questi sono rimasti lì, ad esempio. Abbiamo compagnia. Vado a vedere che succede. Sempre allerta. Uno mi ha dato un occhio, mi sa. Chi mi ha sgamato? Si sa, è andata malissimo questa, è andata malissimo. No, no, scusa, riavvia sconto. Giustamente non è come. Io ero entrato dentro così di fretta. Sta andando come prima, non mi sta convincendo molto. Abbiamo qui. Trovato niente, cazzo? Non trovo niente. Un movimento sospetto. Vedo che succede. Ehi, forse. È qui! Non deve fuggire! Cambia posizione! Di nuovo! Ah!
situazione. Questa era bella, però. Era bella. Praticamente potrei far così, in effetti. E quella è corsa via così, a caso. A darmi un checkpoint alla casa mediana, però ogni tanto ci sono dei checkpoint durante gli scontri, se non sbaglio, ma non è realismo forse, perché questo è uno scontro abbastanza lungo, ecco. Holy cow. Adesso loro vanno verso destra, in teoria. Forse ha una traccia. Hai fiutato qualcosa, bello? Qualcuno in vista? No, non vedo niente. C'è qualcuno. Vado a controllare. Occhi aperti, ok? Ma tanto, io provavo così, ma tanto. Non lo so, sono un po' in difficoltà, devo dire, ma non è impossibile, ovviamente. Non è impossibile. Non tutti i giochi a livello massimo si sono mai fatti in 2 secondi.
succede? Hai sentito qualcosa? Ah, qua lo dà il checkpoint, non so perché. No, non conviene riavviare lo scontro, però a sto punto se sapevo... Va bene, facciamo così. Questo pare Tommy, il biondino. Poi fa ridere perché se lo uccidi stealth ti sgamano, cioè era palese che vabbè. Subito, neanche la fa. Qui è arrivato un tiratore, non si sa da chi né da dove. Ecco, devo cercare di capire lei dov'è. Però sono sicuro che tanto bene o male.
Lei arriva da qui, non ho capito. Qui dove? Che sono sotto? Qui dove? Non devo far pausa, sono in live, devo stare tranquillo. Però porca miseria, qui dove? Però lo uccido dove nessuno mi può vedere. È incredibile, è incredibile. Tanto ti becca lo stesso. Lì perché c'è il vetro scomodissimo. Ma in verità gli umani non dovrebbero sentirti neanche se premi lo stick al massimo. Dai, ma chi quanti sono? Così non era male la strategia, sinceramente.
Ma dove erano? Non ha fatto triangolo, ovviamente, non neanche a dirlo. Ok. Muoviamoci! Sì, capito. Su, bello, inseguila! Sono veramente tanti. Sono veramente tantissimi. Ma quello che mi fa imbestialire è che questo qui biondo, no? Lo uccido da solo qua. Perché dovrebbe far storie? Niente, mi spara, cioè senza neanche dire eccola, pum, subito, secco. Veramente stiamo qua tutto il pomeriggio, sono le 5, no, va là, però caspita. Pranzo tardissimo, devo fare anche la spesa, vabbè. Tranquilli, è una live. Dopo lo carico su YouTube, sarà l'episodio peggiore di sempre. E non sarà neanche il primo, cioè l'ultimo, voglio dire. Qualcosa. Colin è morto, cazzo! Abbiamo compagnia! Rivoltate ogni singolo edificio. Via, via!
Ma era perfetto, tipo lanciavo la molotovlina e morivano altri due. E poi ha finito, credo, cioè nel senso, boh. Devo essere più rapido con la molotov. Incredibile, che dopo ovviamente ti attaccano con mille robe. No, fare la resistenza qui dei poveri non serve a niente. Troppo difficile.
c'ero quasi, eh. C'ero quasi, c'ero quasi. Devo fuggire lì dietro la macchina, mi ricordo. I give my life not for honor but for you. Cos'è successo? Proprio. Però c'è il checkpoint lì sicuramente. Ok. Però anche a speedrun non era male. Qua è un macello totale. Aia, Dolores. Io ti dirò che faccio speedrun, cioè. Poi c'è quella mini boss fight non skippabile, tra virgolette. Vabbè, c'è poco da fare. Dobbiamo stanarla! Vai, vai!
Ha sprecato una molotov sto pezzente. Oh shit. Ma allora io sì. Anche te c'hai ragione. Dobbiamo stanarla. Un intruso qui! Aiuto! Sei finito! Ma dai! Ho finito i tizi cattivissimi con la maschera antigas con un trick. Arriva lei super forte, va bene. No, mi è piaciuta la strategia della bomba stordente, da non sottovalutare invece, che io l'ho sempre snobbata in verità per queste... Dobbiamo sanarla! E questa è la finestra di fine gioco. E voilà. E tu che cosa ci fai qui? Come potevo lasciarvi da sole? Jesse. Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. E che cos'ha? Sta bene. Vediamoci. È andata di là. Cazzo, sono tanti. Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la predica. Sei un coglione, lo sai, vero? Sì. Ok. Vedi il furgone? È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Sei pronta? Sì. Stiamo cercando. Ho visto qualcosa. Con me, voglio andiamo. Sinistra è mio. Vai, mi guardo alle spalle. Katie. Oh mio Dio! Sono loro! Alla recinzione! Niente, triangolo non ha fatto. Se vedete che il mio pupetto sta fermo, è perché sto... premendo triangolo per poter fare l'attacco furtivo, ma niente, si è girata e non l'ha fatto. Stiamo cercando. Ok. Quello a sinistra è mio. Di nuovo, cazzo. Ci servono più guardie sulle mura. Non dirmelo. Proviamo in quella casa. Sì. Oh, grande. Oh, niente, si è sporto proprio quando ho deciso. Ok, andiamo, 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 che è quasi fatto. Che cazzo stiamo cercando? Un intruso. Quello a sinistra c'è. Ehi, sono loro! Ci ho provato perché è anormale in teoria. Brutta stronza! No, vabbè. Anormale tu già
Sei già dietro quella staccionata. Va bene, io rimango qui cazzo allora. stiamo cercando? Un intruso. Di nuovo, cazzo. Ci servono più guardie sulle mura. Non dirmelo. Quello a sinistra è mio. Proviamo in quella casa. Sì. Andiamo. Sali! Ok. Ci provo. Di più! Eh sì, in tutti i videogame a livello massimo sono sempre un po' interno all'otto, perché non si sa quando. Ecco, tipo adesso è super pericoloso. Siamo al sicuro. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. Dina! Beh, si tornava subito a casa, sì, era solo per dire se fosse Tommy. Oh mio Dio,
Jesse. Ciao, Dina. Oh, ehi, stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? Ah, è solo un mal di stomaco. Vieni, mettiti comodo, ok? No. Ah, non devi, davvero. No, smettila. Quando sei partito da Jackson? Il giorno dopo di voi, ma in Oregon ho trovato troppo neve. Poi ho fatto tirate da 18 ore. Posso farle un regalo e chiuderla lì? Ok, pretende delle scuse. Tommy. Eh? Mi stai ascoltando? Sì. Sì, certo. Ok. E di nuovo un flashback. Comunque, questo silenzio. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Come l'ultima volta abbiamo lasciato con un flashback, anche questa volta ci lasciamo qua e poi faremo dovresti quest'altra parte. Scusa. Mi spiace che oggi si è morti parecchio, ma spero gradiate e alla peggio potete skippare il pezzo. E buon, ci vediamo alla prossima.